Eugenio Montale. La vita di Montale è trascorsa lungo quasi tutto il Novecento, attraversando le due guerre mondiali, il ventennio del fascismo, le delusioni del periodo postbellico e della guerra fredda. Eugenio Montale divise la sua infanzia tra la città natale e Monterosso, nelle Cinque Terre, dove la famiglia possedeva una casa. Il padre era comproprietario di una ditta di prodotti chimici. Le Cinque Terre sono un frastagliato tratto di costa della Riviera Ligure di Levante, situato nel territorio della provincia di La Spezia. Dal 97 fanno parte della lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Iscritto nel 1911 all'Istituto Tecnico Commerciale Vittorio Emanuele, nel 1915 si diploma in ragioneria con buoni voti. Giovane Montale ha la possibilità di arricchire e coltivare i propri interessi letterari, frequentando le biblioteche cittadine e assistendo alle lezioni private di filosofia della sorella Marianna, iscritta alla facoltà di lettere e filosofia. Studia per qualche tempo canto, aspirando alla carriera di baritono, finché nel 1917 è chiamato alle armi e inviato al fronte in qualità di ufficiale di fanteria. Terminata la guerra, ritorna in Liguria. Entra in contatto con gli ambienti letterari genovesi e torinesi e nel 1925 pubblica per la prima volta la raccolta di versi Ossi di Seppia e nello stesso anno prende posizione contro il regime fascista firmando il manifesto degli intellettuali antifascisti redatti dal filosofo Benedetto Croce. Nel 1926 incontra Italo Svevo e scrive su di lui alcuni articoli che contribuiranno a farlo conoscere al pubblico italiano e segneranno l'inizio del suo successo. Trasferitosi a Firenze, dirige il gabinetto scientifico letterario Visé fino al 1938, quando viene allontanato dall'incarico perché non iscritto al partito fascista. Il Gabinetto Scientifico Letterario Visé è un'istituzione culturale di Firenze fondata nel 1819 da Giovan Pietro Visé, banchiere, mercante, editore protestante e di origine ginevrina. Oltre ad aver assunto fin dal 1822 il carattere specifico di biblioteca con servizio di prestito, divenne un punto di incontro tra diversi esponenti della cultura che, favorendo la conversazione e lo scambio di idee sia letterarie che politiche, si configurò ben presto come uno dei principali punti di riferimento del movimento risorgimentale. Nel 1945 fonda il quindicinale Il Mondo. Nel 1947 si trasferisce a Milano dove lavora per il Corriere della Sera. Nel 1961 ottiene la laurea honoris causa dall'Università di Milano, titolo che gli verrà riconosciuto anche dalle università di Cambridge e di Roma. Raggiunto una fama internazionale, nominato senatore a vita nel 1967, per meriti letterari ottenne nel 1975 il premio Nobel per la letteratura. Morì a Milano il 12 settembre del 1981 all'età di 85 anni. Le raccolte poetiche di Montale. Ossi di Seppia del 1925 segna l'esordio di Montale come poeta. Il titolo annuncia il tema di fondo, ossia la raccolta dei detriti lasciati sul mare nella spiaggia, sono simbolo di ciò che resta nella vita dopo le inevitabili burrasche. Il paesaggio delle Cinque Terre, la casa dove trascorreva le sue estati fin da bambino, costituiscono lo sfondo della raccolta e acquisiscono un valore simbolico che esprime il discorso che Montale vuole proporre attraverso le sue poesie. Le occasioni è un'altra raccolta di poesie di Montale, del 28, periodo del 1928-1939, apparsa per la prima volta presso l'editore Einaudi. Si tratta di una raccolta di 50 poesie a cui se ne aggiunsero altre 4 nella seconda edizione del 1940. Rispetto ad Ossi di Seppia, nelle occasioni sono evidenti dei cambiamenti nella poetica di Montale, ossia dalla poesia del paesaggio ligure di Ossi di Seppia si passa a testi che si concentrano maggiormente su una figura emblematica di nome Clizia. La bufera e altri, un'altra raccolta di poesie scritta da Montale pubblicata nel giugno del 1956,
In questa raccolta poetica il poeta esprime il tema degli sconvolgimenti della Seconda Guerra Mondiale con tutto il suo carico di violenza, morte e distruzione. Satura è un'altra raccolta poetica di Eugenio Montale, pubblicata nel 1971 dalla casa editrice Arnoldo Mondadori Editore, e con questo libro Montale dà inizio a una poetica legata alle occasioni offerte dalla vita quotidiana. In Confessioni di scrittori, in interviste con se stessi, Montale affermò che la guerra e il fascismo l'avevano reso infelice e, oltre a questi eventi storici, era presente in lui un pessimismo di fondo individuale. Lo scrittore, infatti, in un'intervista del 76, affermò che, avendo sentito fin dalla sua nascita una totale disarmonia con la realtà che lo circondava, la materia della sua aspirazione non poteva che essere la disarmonia interiore che provava. La sua prima raccolta di liriche Ossi di Seppia contiene i temi della sua poesia: il male di vivere, l'insensatezza della vita, l'impossibilità umana di uscire da un'esistenza soffocante e disperata. Nella raccolta Le occasioni sono rappresentati gli spiragli che la vita offre contro solitudine e sconfitte. Nella Bufere altro, l'autore esprime il suo profondo pessimismo e la sua sfiducia nella storia. In Satura sono presenti dei componimenti dedicati alla moglie Drusilla Tanzi, scomparsa nel 1963. Una delle poesie che esprime la poetica di Montale è Spesso il male di vivere ho incontrato, contenuta in Ossi di Seppia, databile intorno al 1924, fa parte della sezione Ossi di Seppia dell'omonima raccolta ed esplicita il concetto cardine del sistema filosofico di Montale, ossia il male di vivere che emerge nella mente del lettore attraverso un susseguirsi di immagini che emblematicamente ne diventano l'espressione di questo male di vivere. Spesso il male di vivere ho incontrato era il rivo strozzato che gorgoglia. Era l'incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi, fuori del prodigio che schiude la divina indifferenza, era la statua nella sonnolenza del meriggio e la nuvola e il falco alto levato. Spesso ho visto la sofferenza del vivere rappresentata dal faticoso fluire del ruscello che gorgoglia, impedito nel suo scorrere, dall'accartocciarsi della foglia bruciata dalla calura e dal cavallo stroncato dalla fatica. Non conobbi altra possibilità di salvezza se non nella condizione di un superiore distacco. Male di vivere può essere non annullato, ma attenuato dall'indifferenza che porta ad un distacco dalla realtà e quindi dal dolore. Come la statua nell'ora sonnolenta del meriggio e la nuvola e il falco che vola lontano. Da notare che i simboli della statua, della nuvola e del falco esprimono l'immobilità e l'indifferenza. La statua è il valore emblematico ad indicare la staticità delle cose, la nuvola per la sua inconsistenza e il falco per la sua libertà istintiva esprimono appunto il concetto dell'immobilità, collegato a quello del distacco.